Vaccini anti-Covid. 500 parrocchie siciliane diventano centri di vaccinazione. Il 3 aprile, il sabato di Pasqua, le parrocchie si trasformeranno in centri anti-Covid, a seguito dell'accordo tra la Regione e la Conferenza Episcopale Siciliana. L'iniziativa sarà rivolta a persone di età compresa fra i 69 e i 79 anni. Saranno 27 le parrocchie coinvolte nella diocesi di Piazza Armerina. Comune di Enna. Gabriella Motta si dimette da assessore per motivi personali. Rosalinda Campanile subentra con le medesime deleghe, tra le quali pubblica istruzione, attività culturali, musei e biblioteche, politiche per l'infanzia. Sono 134 i comuni siciliani virtuosi in tema di rifiuti solidi urbani, cui saranno destinati 5 milioni di euro. A ogni comune è stata destinata una quota fissa di 18.656 euro. I comuni dell'Ennese, che nel corso del 2019 hanno superato il 65% della raccolta differenziata, sono Ceramile, Unforte, Nissoria e Troina. Marzo è il mese della consapevolezza dell'endometriosi, una malattia infiammatoria cronica che colpisce in Italia circa una donna su 10. Anche l'ASP di Enna, attraverso il Dipartimento Materno-Infantile, ha promosso diverse iniziative di informazione e sensibilizzazione. In particolare, in occasione della giornata del 12 marzo, dedicata alle donne, sono state realizzate una serie di attività di prevenzione e promozione della salute femminile. Inoltre, l'ASP ha recentemente costituito un gruppo di lavoro per la promozione e sviluppo della medicina di genere, composto dalle dottoresse Gabriella Emma, Loredana Di Simone, Maria Ruscica e Antonella Santarelli per la ricerca e l'innovazione. Palla a mano, confermare la brillante prestazione casalinga della scorsa settimana contro il Benevento. È il principale obiettivo per la Orlando Enna, che domani sarà di scena sul campo dell'Anzara nel campionato di Serie A2 maschile. La raccolta differenziata nella città di Enna prevede per stasera il conferimento dell'umido. Le utenze domestiche sono dunque invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Per le utenze non domestiche è prevista la raccolta dell'umido domani mattina e vetro, secco residuo e cartone nel pomeriggio. Per ulteriori approfondimenti visitate il sito ennalive.it e i nostri canali social. Per contattare la redazione scrivete a redazione@ennatv.com.